Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è lunedì 26 e il tempo è questo. Ha messo il meteo, mette, vabbè, tempesta oggi, domani e mercoledì. E per adesso nuvolo, infatti c'era la roba ritirata, l'abbiamo ritirata, ci sono stati un po' di tuoni come diceva Sabrina, e giusto perché oggi dobbiamo uscire, che io devo andare a fare il vaccino, no? La seconda dose, vabbè, comunque niente, questa è la situazione, adesso noi ci prepariamo così. Non buttarle giù apposta, così portiamo Giorgia dalla sua amica, da Nicole, e poi vado a fare il vaccino. Vaccino fatto. Adesso se Pia si muove andiamo fino al Galassia a prendere due cose che ci servono per fare i peperoni ripieni stasera e per pranzo, e perché appunto essendo fuori non ho potuto mettere... Dammi la mano! Non ho potuto far cuocere niente. E quindi, grazie. Dammi la mano. Puoi farlo ma dando la mano alla mamma. Vuole fare questo, non so se riuscite a vederlo. Vuole scendere giù? Dai, fallo da sola, dai, mamma ti tiene. Brava! Ti sto tenendo, dai! Dai, da sola, dai! Fallo vedere ai ragazzi come sei brava! Piano, piano, dai! Adesso dobbiamo andare nel supermercato, però mi devi dare la mano, eh? Andiamo. No. Ciao ragazzi! Allora, siamo arrivati a casa e sono arrivati 3 pacchettini, li apriamo e vi facciamo vedere per quello che possiamo, perché potrebbe esserci anche ancora un regalo di Maurizio, quello che c'è dentro. E poi vi faccio vedere cosa abbiamo comprato al Galassia, che abbiamo trovato un sacco di offerte 50%. E al 50% abbiamo preso un sacco. Allora, e qua sono arrivati 2 pezzi per i cavalletti, perché me li hanno rotti, sono quelli che si avvitano sopra per tenere il telefono. Qua invece c'erano i bigliettini, dovevano essere questi per la comunione, invece me li hanno mandati sia per Gabriele che per Sabrina. No, solo per Gabriele. Sì, solo per Gabriele. E invece me li hanno mandati con l'elefantino con i cuoricini rosa, invece che con il calice come avevo scelto io. Quindi adesso faccio il regalo. Invece, nell'altro pacchetto ci sono le cose che abbiamo ordinato su Shein. E ci sono le bomboniere che ha scelto Giorgia, i portachiavi, poi questo anello che non so perché l'ha scelto, questo io ve li faccio vedere, questo set di pennelli con le beauty blender. Poi delle calze così da mettere sotto i jeans strappati, ne ha preso uno anche per Nicole, da quello che ho capito. Questo strambo anello fatto così. Poi qui c'è un altro anello che però io non so se gli andrà bene, perché gli anelli hanno delle misure un po' tutte particolari su Shein, e quindi non so se gli andrà bene fatto così. Poi qui c'è un set di anelli invece, che c'è sopra la farfalla con i dadi, poi una collana catena,
un'altra collana a catena, qua ne ha prese due uguali per lei, Nicole. Un anello. Poi questo qui non so cosa sia. Chiamano degli orecchini, ma non capisco. Queste orecchie da elfo. Questi orecchini a funghetti. E poi queste collane che sono come prese sulla fiera anche, e ci sono di tanti colori: azzurra, nera, rossa, verde, viola. Chissà se mi regala quella azzurra. Boh. Comunque sono molto carine. Penso ognuna abbia la sua stringa. Molto belle comunque. Questo qui quindi è tutto quello che è arrivato da Shane. Le bomboniere che ha scelto, cerco di farvele vedere perché. Alla scelta così e così. C'è l'arcobaleno nel centro e poi c'è una scritta tutta intorno che vuol dire tipo. Non mi ricordo. Me l'ha detto cosa voleva dire, ma non mi ricordo. Comunque sono fatti così. E niente, adesso andiamo a levare questa roba e vi faccio vedere la Allora, spesa. eccoci qui con la spesa del Galassia. Allora, abbiamo trovato questo latte da mezzo litro con scadenza breve, scade il 28 luglio, e quindi l'ho preso per fare il budino. Così almeno quello che ho in casa lo teniamo che scade invece un po' più in là. Poi ho preso 6 buste di grana padano grattugiato, 4 confezioni di crème caramel con caramellato, e non ne ho preso tantissimo perché a me non è che piace, e anche loro non è che. Poi ho preso invece, vi faccio vedere la pila, arriva lì, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 confezioni di preparato per crema da tavola al gusto vaniglia, perché era in promozione a 50 centesimi, scade a marzo del 2024 e quindi ho detto prendo questo latte, prendo un po' di budini, siccome questi qua sono senza glutine, così almeno li preparo e li mangiamo tutti. 8 confezioni di invece preparato al cioccolato per chi gli piace, non io. Poi 5 di questi pacchi di risotto con la zucca. Poi 2 pan grattato della se. Ma guarda, è arrivato adesso, è arrivato il corriere per ritirare le confezioni di prosciutto crudo della Beretta. Questi danette alla nocciola, e l'ho presi per i bambini. Poi 2 mozzarelline, così, della marca Padania. Poi 2 spiedini gratinati, 2 confezioni. Li ho presi appunto perché erano al 50% da mangiare, facciamo scaldare e via, sono pronti. Poi della sfoglia della Buitoni integrale rotonda ne ho prese 4, anche questa al 50%. Poi ho grattato senza glutine, ve l'ho già fatto vedere. Pomodoro grappolo ne ho presi 10. Poi dello stracchino, 3 della Granarolo e 1 così, questo della centrale, anche questi qua al 50%. Poi degli yogurt, c'è cioè la banana della Granarolo, della Mila al caffè, poi questo formaggio spalmabile della Sterilgarda e poi della Selex invece tantissimi alla fragola. Sono senza glutine, quindi li possono mangiare tutti, credetemi, non durano moltissimo. Poi questa mozzarella a fior di latte, un pacchetto di nocciole, 2 pacchetti di sottilette per i peperoni ripieni di stasera, poi prosciutto cotto a cubetti,
questi arrosticini con tacchino, pollo e suino. Questi qui li metto nel freezer perché sicuramente non li mangiamo adesso, o comunque non entro il 27, quindi domani, perciò li metto in freezer e poi quando vogliamo li mangiamo. Li ho presi perché sono anche senza glutine. Un'altra mozzarella fior di latte, poi un pacchetto di mozzarelle, dentro ce ne sono tre. Poi questo nasello alla griglia, così già pronto, questi qui sono a mangiare così adesso. E poi per le bambine avevo preso questo muffin doppio cioccolato che però non gli è piaciuto tantissimo. E c'è ancora altra roba, però volevo farvi prima vedere quello che avevo qui sul tavolo. Avevo preso, che era il 50% di stamattina, un cornetto e frutti di bosco, buonissimo perché l'ho mangiato io, era veramente buonissimo. Poi un pane au chocolat, che era in pratica una brioche, un saccottino al cioccolato, ma anche questo, come vedete, non è piaciuto molto. E poi un croissant all'albicocca, questo invece è finito tutto. Mettiamo via questa roba e vi faccio vedere. Poi ho preso quattro di queste confezioni da 6 hamburger, che sono senza glutine ed erano scontate al 50%, e sono perfette perché comunque vanno bene adesso che Giorgio e da Nicole, per loro alla sera sono perfetti. Poi gli spiedini, una confezione, poi delle uova, anche queste al 50% che scadono il 30 luglio. E queste qui invece non mi ricordo, l'ho letto ma non me lo ricordo. Ah, il 28. E poi invece quest'altre che erano solo in offerta. Poi le piadine, queste qui saper di sapori, tre confezioni da tre. Dell'insalata, quattro buste. Sabrina, la scelta, ha preso la valeriana. Questo latte scremato, che anche questo qui volevo usarlo per fare appunto i budini, anche questo perché come vedete scade il 29 luglio. E poi abbiamo preso un po' d'affettato da mettere in mezzo alla piadina per pranzo. Abbiamo preso mortadella, prosciutto cotto e salame piemontese e basta. Adesso vi lascio un attimo allo scontrino, vi faccio vedere un attimino Pia cosa sta combinando. Si è infilata dentro la barza di carta e lì sì c'è la mia maglia perché io avevo caldo, non ce la facevo più. Quindi, anche se oggi il tempo è mezzo e mezzo, ma c'è proprio afa, soffoco. Dunque adesso mettiamo a posto questo così mangiamo. Unanido kankan, andame na volo, 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데, pranzo a riposare, mi inizio a fare male un po' il braccio, non riesco a muoverlo tanto perché tipo da qua già mi fa male e quindi mi sono venuta a mettere nel letto per riposare un po'. Intanto le bambine guardano i video e anche Pia si sta un po' riposando. Manuel sta gentilmente scaricando e ricaricando la lavastoviglie. E oggi ovviamente come lavoro avevo tanto da fare, ma sono
avendo fatto vaccino dovrò rimandare magari a mercoledì. Ma vabbè. Devo mandare la bubba. Cos'è che fai tu? Mandare. Cosa fai tu? Mandare la bubba. Stai prendendo la bubo? E niente, quindi ci riposiamo un po', che vedo se mi passa questo male, che vi dico non è niente di che. Mi fa un po' male il braccio, come anche la prima volta. Mi aveva fatto male subito e poi il giorno dopo quasi niente, quindi vedremo. E niente, comunque ci aggiorniamo poi più tardi. Ciao! Me lo mandi un bacino. Sì. Ma non a me, devi mandarlo lì. Brava! Con l'aiuto di Maurizio siamo riusciti a fare i peperoni ripieni, anche con l'aiuto di Manuel perché ha fatto le lavastoviglie. Vi faccio vedere nel piatto di Maurizio che ci sono tutte e due, sia rosso che giallo. Siccome era una ricetta nuova ho voluto prima provarla, adesso la assaggiamo. Se è buona la rifaremo sicuramente assieme e vi dico com'è. In questo caso è fatta con la carne tritata, infatti per questa sera mangerò anche io la carne e sopra ho messo un po' di sottiletta così per dare questo colorito così, e Pia sta già massacrando il peperone per prendersi la carne, ma aspetta che brucia. Quindi li assaggiamo e se sono venuti buoni poi rifacciamo assieme la ricetta. Te l'ho detto che brucia. E perché il fondo della ricetta, diciamo, l'ho trovato su un canale YouTube. E che appunto, se sono buoni vi dirò. Io poi ho aggiunto a quel fondo lì la carne tritata in più. E vorrei provare a rifarli ma senza mettere la carne tritata. Mi piacerebbe anche provarli a fare vegetariani, diciamo, quindi senza carne. Devo però trovare una ricetta che mi sconfinfera oppure provare a buttarci dentro io qualche cosa, quindi vi farò sapere. E niente, noi adesso ceniamo e penso che ci aggiorneremo ormai, ci vedremo poi direttamente domani. Comunque io sto bene, a parte un po' male al braccio, sto bene, ho fatto un pisolino oggi pomeriggio perché proprio avevo sonno e basta. Qui sembra che c'è un cuoricino, cioè sembrava più un cuoricino visto da qua che... Comunque ci aggiorniamo domani. Ciao ciao, ciao ciao. Ciao! Ditelo un po', buonanotte! Brava! Allora, ci vedete in macchina perché abbiamo portato sto finestrino che non si apre stamattina. Abbiamo portato Gabriele Aya appunto da Boeing, che è questa associazione che appunto serve per come si dice, c'è un percorso che si fa per capire se il ragazzino, il bambino ha appunto qualche difficoltà di apprendimento, che può essere scrittura oppure dislessia come Sabrina o disortografia come Mario. Quindi adesso l'abbiamo lasciato lì e adesso io, Giada e Pia andiamo fino al Conad a prendere l'acqua perché siamo rimasti senza, cioè ci sono ancora 4 bottiglie bassa, e quindi andiamo al Conad a prendere l'acqua e poi torniamo a prendere Gabriellino.
Per quanto riguarda il vaccino, sto bene, a parte appunto male al braccio, che ce l'ho ancora, però per il resto sto bene, tutto ok. Comunque riesco a guidare, quindi non è che il dolore è, diciamo, papà, diciamo, è immenso. È passato Maurizio. Sì, andiamo a prendere l'acqua. È vero, c'era papà. E niente. E quindi sto bene, non, per il momento, un po' di stanchezza. Stanotte per via del braccio ho dormito un po' male, perché ogni volta che mi giravo mi faceva male, però niente di che, niente di, cioè niente febbre, quindi niente, nessun altro, diciamo, sintomo, perciò speriamo che continua così, così almeno riesco a fare quel che devo fare. Oggi non so se iniziamo già, cioè proprio i lavori, diciamo, di imbiancatura, penso che aspetto domani, che non devo andare da nessuna parte, ma devo mettere in ordine alcuni punti della casa, quindi lo faremo insieme, e poi iniziamo comunque a preparare la stanza di sopra, però poi per iniziare a imbiancare da quella parte lì penso lo faremo poi domani, perché appunto volevo aspettare che mi facesse un po' meno male il braccio. È vero che ho preso comunque il rullo per dare il bianco, quindi dovrebbe essere un po' più semplice tutto quanto, però se magari fisicamente sto un po' meglio, è meglio. E poi volevo farvi vedere appunto tutto quello che abbiamo preso per dare il bianco, il secchio, tutte le varie cosine, e quelle lì anche sono da portare su, perché per adesso sono di sotto, quindi oggi le portiamo su e ve le faccio vedere. E niente, questo è quanto, e quindi ci aggiorniamo poi più tardi, che iniziamo a fare, a mettere un po' in ordine, a sistemare, a prepararci proprio per dare questo bianco benedetto. Non l'ho mai dato col rullo, quindi non so come sarà, non so come riuscirò. No, l'ho sempre dato col pennello, però questa volta ho voluto prendere il rullo e vediamo se ce l'ho. Perché in bagno abbiamo un rullo? Perché l'avevo comprato per darlo, poi non l'abbiamo mai usato. C'è il rullo lì. E quindi niente, quindi ci aggiorniamo più tardi. Ciao ciao! Sì, adesso ti ci metto, ma possiamo levarci da in mezzo alla strada? Spingo io, mamma. Ferma che la metto. Vieni. Vuoi andare qui? Vuoi andare lì? Quanti si scatta dietro la mente? Dove vai? Oh, Amazon Prime. Wow. Acqua fatto. Ho preso anche della pasta e adesso andiamo alla macchina e poi a prendere Gabriele. Allora, siamo arrivati a casa. Oltre all'acqua che vi ho già fatto vedere, ho preso anche un po' di pasta e ho trovato questa pasta integrale del Conad, che devo essere sincera mi sconfinferà assai,
e ho preso fusilli, casarecce e poi penne rigate e aspettate, devo tirarla fuori e mezze penne rigate. Invece normale ho preso sempre le casarecce e poi i gnocchetti sardi. Stavo valutando di iniziare a prendere solo la pasta integrale per tutti e devo dire che questa qui del Conad mi piace anche come prezzo e poi ha tanti tipi integrale, non ha solamente penne, fusilli, neanche perché i fusilli non li ho mai trovati, penne e spaghetti e tortiglioni, ma anche come vedete altre mezze penne, casarecce, quindi devo dire che mi ispira parecchio e quindi volevo, a parte qualche formato che integrale non c'è, tipo i gnocchetti sardi, volevo iniziare a prenderla per tutti quanti integrale, tanto male ai bambini non fa, così almeno ha un po' più di fibre, magari riescono ad andare al bagno un pochettino meglio. E poi ho preso, qui sta iniziando a tuonare, tra un po' viene giù il diluvio, due confezioni di pomodori da un chilo, sono le perine e le ho pagate 98 centesimi la confezione e basta. E poi l'acqua che avete visto, sono arrivata a casa e ho trovato il catalogo dell'album 8 di Yves Rocher, così poi lo vado a vedere e niente, adesso metto sul pranzo così almeno mangiamo. E il primo incontro per Gabriele è andato bene, il secondo ce l'ha lunedì alle 19, quindi niente, adesso vado a preparare da mangiare, la smetto di parlare, sennò qui stiamo qua fino a dopo. La situazione cielo, che poi non ve l'ho fatta vedere, ci sono dei nuvoloni lì sopra che stanno arrivando e mi sa che verrà giù un sacco d'acqua. Speriamo non venga giù la grandine come è venuta giù in molti posti che ha sfasciato macchine, perché sennò siamo rovinati. Ed ecco qui il nostro pranzo. Sì, oggi mangerò di nuovo la carne e gli spiedini che abbiamo preso ieri al Galassia, ce ne sono giusti 6 e quindi niente. Questa qui è la prima parte del nostro pranzo, perché poi insieme si va insalata con i pomodori eccetera eccetera. Lì è il nero. Guarda. E questi sono i tuoni. Ci sono i trapezzi. Anzi che ci sono. No, che non ci sono. Da genio. Ricordo che non l'avevo barato.
farvi vedere i budini. Come avete visto, ne abbiamo messi nei ristampini in silicone per fare i muffin. E volevo farvi vedere come è venuto bene. Sono venuti bene tutti. Adesso vi faccio vedere quello alla vaniglia di Sabrina. Guardate com'è bello denso. È stata bravissima e sono buonissimi. Anche quello al cioccolato è venuto così, e anche il cream caramel. Non so che cosa ha fatto, le ho date io le istruzioni, però a me non venivano più così, mi venivano creme. Boh, vabbè, comunque sono felice che le sia venuto benissimo. Piano perché Maurizio si è messo a dormire, anche se ancora non sta dormendo, però come avete visto le bambine stanno guardando ancora un pochettino di video. Io sto molto meglio, cioè non ho avuto grossi problemi dopo questo vaccino, diciamo che mi faceva male il braccio ed ero stanca, infatti sia ieri pomeriggio, potete far andare così c'è la luce, grazie. Sia ieri pomeriggio che oggi pomeriggio mi sono addormentata come una pera per 2 ore perché avevo questa stanchezza e male al braccio che non riuscivo neanche a tirarlo su, invece adesso riesco a tirarlo su, così mi fa ancora un pochino male, tira un po', però riesco comunque a muoverlo meglio. E, ma perché non si vede? E quindi niente, io volevo salutarvi, darvi la buonanotte e poi ci vediamo venerdì con un nuovo video e quindi da domani niente più scuse, da domani si inizia a dare il bianco perché sennò non riesco a fare in tempo, comunque a fare tutte le cose che ci sono da fare più tutte le altre che ci sono da fare ovviamente, però devo dire che per fortuna sto meglio, quindi devo starci dentro, sennò qui non si va avanti. Va bene, io vi saluto e ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!